Buonasera e benvenuti in questa nuova parte su Pokémon Fire Ash. In questo video esploreremo Zafferanopoli e andremo a provare a battere Sabrina, la capopalestra di Zafferanopoli. Detto ciò, iniziamo subito ad esplorare la città. Ok, si dice che Sabrina è la capopalestra di questa città e ultimamente è diventata un po' spaventosa. Ok, qui abbiamo l'uomo che ci dà psichico. Una mossa davvero potente. Vediamo se qualche Pokémon nostro può impararla, eh? Perché può essere davvero utile. Vediamo un po', eh? Psichico, eccolo qui. Sì. Nessuno, perfetto. Però Ritorno potrebbe impararla. Pikachu mi sa. Sì, tutti possono imparare Ritorno. Ritorno io la insegnerei sinceramente a Pikachu, che è un attaccante fisico. Però non so a posto di cosa, perché Double Kick è interessante come mossa di tipo lotta. Ed è l'unica mossa di tipo lotta che abbiamo ora in squadra. Ritorno magari lo insegniamo più avanti. No, basta, ok. Quando avrà delle mosse più interessanti. A PG8 magari potremmo insegnare Ritorno. A PG8 sì. A posto di Sand Attack, che non vuol dire nulla. Ecco, fatto. Poi, vediamo un po', Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro di interessante. Thunderbolt è interessante, ma penso lo possa imparare solo Pikachu, infatti l'ha già imparato. Sandstorm no, Rest no, Tips no. False Swipe è falso finale, può essere utile per catturare Pokémon. Rock Slide, questo potrebbe essere utile a Sassata, ma non penso che nessuno possa impararla. Ah, invece sì. Squirtle, Krabby anche, e Charmeleon. Charmeleon che mosse ha? Rock Slide può essere utile contro i Pokémon tipo volante. Beh, al posto di Leer io li insegno volentieri. Tanto Leer non serve un cavolo. E potrei insegnarla anche a Squirtle. Al posto di Skull Bash magari. Che non è male. O al posto di Water Gun. Tanto abbiamo Bubble Beam, non useremo mai Water Gun. Ecco fatto, diamo un po' di mosse, un po' di moveset variegati ai nostri Pokémon, eh. E insegniamolo anche a Krabby, dato che lo può imparare, voglio dire, perché no. Non posso dire rafforzatore. Ecco fatto. Perfetto, continuiamo ad esplorare questa città. E andando qui sopra c'è la Sylph, esatto, la Sylph SPA. La società per azioni. Qui possiamo prendere direttamente una Master Ball. Niente male, eh? E parlare con la receptionist. Il presidente è via in questo momento. Accetta questo regalo per aver visitato. E ci dà sostituto, niente male, niente male. Infatti qui non possiamo passare. La Sylph SPA non ha problemi con il Team Rocket attualmente. Quindi ce ne andiamo. Poi... al casino non possiamo accedere, davvero no. Mostri. Cosa avete fatto? Il Pokémon Market è il solito, finché non battiamo appunto un'altra palestra non avremo altri strumenti. Ok, il dojo è bloccato. I wish our master will return soon. Spero che il nostro maestro ritorni presto. Lo spero anch'io. Qui cos'è che abbiamo? Ah, abbiamo la stanza di... com'è che si chiamava in italiano? Mimica? Può insegnare roleplay ad un nostro Pokémon, ma anche no, grazie. Tra l'altro non lo può insegnare, non lo può imparare nessuno. Ok, questa cos'è? Magnet Train, treno magnetico. Questo ci serve per raggiungere magari altre regioni. E infatti è sotto riparazione. Questa Bill? No. No, no, è solamente il suo solito sprite. Il suo stesso sprite. Bene, a questo punto diamo un'occhiata qui sotto, a questa casa. So che c'è qui dentro. Solamente un bullo. Niente, un bullo a cui piace Mimica. È una bambina, eh. Allora, andiamo alla palestra. La palestra di Zafferanopoli. Gym leader Sabrina, la maestra del Pokémon psichico. Vai. Salve lei.
sono deboli contro Coleottero, Spettro e Buio, e sono forti contro Lotta e Veleno. Psico e Lotta non fanno molto danno. Ok, va bene. Allora, noi cerchiamo di battere tutti gli allenatori. Qui siamo nell'angolo in basso a destra. Noi vogliamo battere tutti gli allenatori perché ci danno, insomma, delle buone punti esperienza. Contro Slowpoke direi di mandare Bulbasaur. Tra l'altro qui i livelli sono altini, eh. I livelli iniziano ad essere alti. No, non voglio cambiare Pokémon, voglio usare Seed Bomb. Hanno molta difesa e fanno anche parecchio male questi Pokémon. Ok, un altro Slowpoke, direi di lasciare Bulbasaur. Dai, colpiscilo con Seed Bomb. E un altro Slowbro. Minchia. Che sei proprio appassionato di Slowbro, ma andiamo a Pikachu. Perché Bulbasaur non riuscirebbe a reggerne un altro. Mentre Pikachu con Scintilla dovrebbe essere abbastanza forte. Infatti. Non confonderti, grazie. Electro Ball. Perfetto. Niente male. E qua bisogna subito curare i Pokémon, tra l'altro. Pozione. Vai. La pozione la usiamo su Pikachu. E una super pozione su Bulba. Su Bulbasaur, eccolo qui. Ok, noi andiamo sempre in alto per adesso, ok? Qui siamo perfetto nella seconda stanza a destra. Manda Mr. Mime. Queste sono tutte nuove entry nel Pokédex, tra l'altro. Vai, Mr. Mime. Ah, aumenta la difesa speciale, quindi non gli faremo nulla con Flamethrower. Però con Fire Fang decisamente di più. Bruciato, che culo, dovrebbe morire. No, non muore. Che sfiga. Ci becchiamo un altro Psybeam in faccia a caso. Kadabra, lasciamo Charmeleon. Kadabra dovrebbe andare giù con Fire Fang. Che cacchio però. Quanto è forte sto tipo. Kadabra, mandiamo PG8. Vediamo cosa riesce a fare PG8. Con ritorno. Kadabra è davvero forte, eh. Guardalo. Guardalo. Come disintegra tutta la mia squadra. Mandiamo Bulbasaur. Anche se muore con un solo psicoraggio, eh. Però vabbè, dettagli. Niente, appunto. Volevo provare a usargli una Seed Bomb. Mandiamo Squirtle. C'è Kadabra che ci sta disintegrando. Rock Slide. Niente, non muore comunque. Oh, che culo. Ha usato inibitore. Ok, Squirtle si prende un po' di punti esperienza. Aquatail e Acquagetto? No, non mi ricordo com'è di preciso la traduzione in italiano. Però direi che è più utile, dato che è un attacco fisico di acqua, quindi al posto di protezione, dai, vai. Un attacco fisico di tipo acqua. Non vogliamo far evolvere Squirtle, grazie. Ritorniamo a questo punto. No, vorrei ritornare. Ecco, esatto, qui. E vorrei tornare al centro Pokémon un secondo, perché mi hanno disintegrato tutta la squadra. Se permettete, vorrei giustamente ritornare un attimo al centro Pokémon. Sì, noi non stiamo facendo una cosa molto smart, allenando un casino Charizard, cioè volevo dire Charmeleon. Però è effettivamente l'unico della nostra squadra che si può evolvere. PG8 non ricordo se Ash lo fa evolvere in una situazione particolare, o se il gioco pensi che appunto debba essere fatto evolvere in una situazione particolare. Ma Charizard è effettivamente l'unico che potremmo avere come stadio evolutivo completo. Quindi non è male allenarlo, eh. Ok, eccoci qui, andiamo sotto. E siamo da questa ragazza. Prepare yourself. Va bene. Gastly. Ok, Gastly non mi fa paura. Anche perché con un lanciafiamme dovrebbe andare giù abbastanza facilmente. Sucker Punch. E assorbi pugno, Gastly, davvero?
parte come fa a darti un pugno Gastly, però nel taglio. E sono tutti velocissimi questi Pokémon. Ok. Perfetto. Allora, eravamo passati di qua, quindi andiamo qui. Altro allenatore. Slowbro. Ok, assolutamente da sostituire Charmeleon. E mandiamo Bulbasaur. Vediamo cosa può fare Bulbasaur contro un Slowbro di due livelli più superiori. Praticamente nulla potrà fare, però vabbè, dettagli. Guardate che un attacco non super efficace quanti danni mi fa. E noi con un colpo critico gli abbiamo fatto quello. Va bene. Confusione ci distrugge, infatti, sì. Addio Bulbasaur. A questo punto proviamo a mandare Pidgeotto. E se riesce a prendere un po' di punti esperienza con il ritorno. Ok. Buono, buono, buono. Due livelli ai nostri Pokémon. E a questo punto andiamo qui. Ah, già Sabrina, no grazie, no. Voglio continuare a battere gli allenatori dalla qui questa palestra. A te ti ho già battuta, sì. Però sto andando un po' a casaccio, eh. Vai, battiamo lei. Hunter. Va bene, altri punti esperienza easy per Charmeleon. Assorbi pugno, vabbè, perlomeno lui ha le mani, quindi può farlo effettivamente. Ok. Vai, altri allenatori. Tu non ti ho ancora battuta, perfetto. Ho perso il conto di quanti ne abbiamo battuti, sinceramente, quindi non so di preciso quanti me ne mancano. Forse me ne mancano uno o due. Ecco fatto. Vai, un altro Gastly. Hunter, proviamo a mandare Pikachu. O Squirtle, dai, proviamo Squirtle. Vediamo come se la cava Squirtle con Hunter. I due livelli superiori, tra l'altro. Usa Aqua Tail. Niente male, eh. Niente male Aqua Tail. E prende un bel po' di punti esperienza anche Squirtle. Ok, vediamo se abbiamo altri da battere. Te ti ho già battuto. Te no, vero? Esatto. Questo forse è l'ultimo. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Kadabra. Ok. Vai Charmeleon. Flamethrower. Ah però. Ah cacchio. Tosto, eh. Potrebbe uccidermi, fortunatamente non mi ha ammazzato Charmeleon. E Charmeleon sarà al 34. Slowpoke, sì, cambiamo immediatamente. Mandiamo Pikachu. Vai. E contro Slowpoke, Spark. Paralizzato, ottimo. Però riesce comunque ad attaccare. Vai, Electro Ball. A livello 27 per Pikachu. Mr. Mime, sì, cambiamo ancora. Mandiamo Charmeleon. Vediamo se riusciamo a batterla, eh. Con Charmeleon. Fa riprendere altri punti esperienza. Manca solo due livelli e poi dovrebbe evolversi a Charizard. Fire Fang, no, niente. Più veloce Mr. Mime di 7 livelli inferiori. Vabbè, dettagli. Mandiamo Pidgeotto. Pidgeotto con ritorno. Vai. Fa parecchio male, Mr. Mime. Però se non fa brutti colpi Pidgeotto dovrebbe batterla. Esatto. Livello 26. Ah, un altro Kadabra, mannaggia. A questo punto tocca a Pikachu. Sperando che Pikachu sia più veloce. E che possa colpirlo con una bella scintilla. No, più veloce Kadabra. Però Pikachu è più forte, buono. Ok. Ora vediamo se arriviamo da Sabrina in qualche modo. Continuiamo ad andare giù. Dovremmo andare
da qualche parte in questo modo. Vai. Non sembra che stiamo arrivando da qualche parte. Così stiamo uscendo. Okay, vabbè, a questo punto usciamo, dai. Usciamo, andiamo al centro Pokémon e andiamo a battere Sabrina. Vai, curiamoci. Non mi ricordo chi combatte. Chi fa combattere Ash nell'anime contro Sabrina. Forse Pikachu? Vabbè, noi siamo Pikachu comunque, dai. Allora, noi ci eravamo arrivati subito prima, tra l'altro, facendo tipo così. 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 No. Da qui magari di qua. Nope. Forse in su ora. No. Vabbè, dai, proviamo un po' a casaccio, dovremmo arrivarci prima o poi. No, così stiamo tornando indietro, banalmente. Dai. Forza. Sabrina? Where are you? No, siamo tornati all'inizio, perfetto. Allora cambiamo strategia, noi eravamo arrivati a questa. Andiamo di qua. E di qua andiamo su? Nope. Di qua andiamo da questa parte. Proviamo ad andare in orizzontale. Vai, vai, vai. Eccola qua. Ok, perfetto, possiamo andare in orizzontale. Ed ecco Sabrina. Guarda, guarda qua, che bella Sabrina. Cioè, che bella, oddio. Di qua? Mi ha riportato. Ma no, perché sono stupido. Ed andiamo in orizzontale di nuovo. Dovremmo arrivarci, in teoria. Dai, vai. Gli abbiamo un riflesso un po' strano di Ash. Dai, ma che palle, ma c'ero arrivato, perché sono stupido? Ok, basta andare in orizzontale, appunto. Ed eccoci contro Sabrina. Vai. Oh, vorresti combattere? Va bene, ma non dire che io non ti abbia avvertito. Andiamo, Pikachu. È un uno contro uno. Lei usa Abra, se non sbaglio, vero? Eccola qua. Abra, sì. E noi abbiamo Pikachu. Spark. Dio, Abra, è stata molto dura questa lotta, eh. Molto, molto dura. Hai potenziale, ma non sei abbastanza bravo. Vieni, torna ancora quando avrai sconfitto la torre Pokémon a Lavandonia. Allora ti batterò davvero, allora combatterò seriamente. Cosa? Pensavi che ti avrei dato la medaglia? Non essere sciocco. Ok, niente. Sabrina ci ha trollati. A questo punto, che c'è? Dobbiamo andare alla Vandonia. Poche chiacchiere, poche chiacchiere. Andiamo subito alla Vandonia, allora. E nel frattempo, mentre andiamo alla Vandonia, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, perché questo video sta finendo qui. Dalla Charlsphere è tutto. Al prossimo video, ed eccoci alla Vandonia.